In poche ore Lampedusa si trasforma in un cimitero dopo l'ennesimo drammatico naufragio di migranti. 103 i cadaveri recuperati finora, ma sotto il barcone andato a fuoco e con la tua picco stamani sono stati individuati almeno un centinaio di corpi e si teme che il bilancio superi le 300 vittime. All'opera centinaia di soccorritori e volontari, alcuni dei superstiti trasferiti in ospedale a Palermo. Da Porto Empedocle partono le prime 120 bare, le vittime saranno sepolte nei comuni agrigentini che hanno offerto i propri cimiteri. Lampedusa il vice premier Alfano che invoca l'intervento dell'Unione Europea e domani sarà lutto nazionale. Buonasera dal TG Med, come avete visto la nostra copertina riassume un po' in poche righe la cronaca di questa drammatica giornata che ha riacceso i riflettori del mondo su Lampedusa. Un barcone ha fatto naufragio proprio davanti alle coste dell'isola, era andato a fuoco, centinaia le persone soccorse in mare, un bilancio che va diventando di ora in ora sempre più grave, finora poco più di 103 corpi recuperati, ma appunto una stima che si va aggravando con il passare del tempo. Ne parleremo ampiamente nel corso del nostro giornale. Adesso, come sempre, la pubblicità e poi la cronaca. C'è un giorno nella tua vita in cui gli occhi di tutti sono puntati su di te e tu vuoi essere stupenda, bellissima. Agostino Neri, gli abiti da sposa che ti fanno sentire unica. Agostino Neri, gli abiti da sposa più belli ed esclusivi, preziosi e delicati. Agostino Neri è in via Roma 274 accanto al Teatro Biondo. La Golden Cars è il punto di riferimento per Palermo e per tutta la Sicilia. Per tutti coloro che sono amanti delle belle auto. Cabrio, SUV, berline, Mercedes, BMW, Ferrari, Range Rover e tante altre. Ampio parco auto, con autovetture nuove e usate, delle migliori marche. Golden Cars, via Circonvallazione di Monreale, Palermo. Info line 091 668 8937. Non funziona il decoder. Centro del telecomando. Non si apre più il cancello. Centro del telecomando. Lo smartphone e il tablet ti sono caduti in acqua. Centro del telecomando. Si bloccano i tasti del climatizzatore. Centro del telecomando. Vuoi recuperare i dati del tuo cellulare? Centro del telecomando. Troppi telecomandi? Meglio uno solo più piccolo. Centro del telecomando. Da 50 anni, soluzioni veloci ed economiche. Riparazioni, duplicazioni, sostituzioni chiavi e radiocomandi anche codificati. Devi cambiare a vista e cover della chiave della tua auto? Semplice! Centro del telecomando. A Palermo, via Tommaso Gargallo 14, tra via Libertà e via Marchese di Villa Bianca. Info 091 30 29 40. Rescaf, azienda leader nel settore delle scaffalature metalliche, presente sul mercato fin dal 1967. Una tradizione di qualità e una costante attenzione ai nuovi bisogni di una clientela sempre più esigente sono la forza di questa grande realtà siciliana. Visitando il nostro sito www.rescaf.com troverete diverse promozioni nella sezione e-commerce. Rescaf è a Palermo, in Viale Regione Siciliana 2306. Per info www.rescaf.com. Si sa, i tempi sono duri e Urk è sempre rimasto al verde. Anche Urk ficcia Irnata e ha risolto con affari in oro. Contante all'istante. È meglio l'uovo oggi o la gallina domani? Da oltre 50 anni produciamo uova fresche di giornata e ortaggi coltivati in maniera naturale. Casa dell'Uovo, vendita al dettaglio, via Partenna Mondello 39I, Palermo, info 091 5306 32. E dunque apriamo il nostro giornale occupandoci inevitabilmente della tragedia di Lampedusa, dove l'ennesimo naufragio si è trasformato in una vera e propria strage di immigrati. Il bilancio parla di 103 cadaveri recuperati e 155 superstiti, ma sotto il relitto del barcone sono stati individuati almeno 100 corpi, mentre all'appello mancano almeno 150 persone. Sull'isola si è recato già stamattina il vice premier Alfano. La macchina dei soccorsi è in azione incessantemente dall'alba di oggi. Una terribile vicenda che riaccende
accende i riflettori dell'Europa e del mondo su Lampedusa. Intanto subito la cronaca delle ultime ore la ascoltiamo da Luca Salerno. L'ultimo bilancio ufficiale è di 103 cadaveri recuperati e 155 superstiti, tra cui 6 donne e 2 bambini. Ma le vittime sicuramente saliranno nelle prossime ore, dato che sotto il barcone, affondato a mezzo miglio dall'isola dei Conigli, ci sono ancora decine e decine di corpi di immigrati, un numero calcolato tra i 40 e i 100. A perdere la vita anche una donna incinta al sesto mese di gravidanza e 4 bambini, 3 dei quali avevano un'età compresa tra un anno e mezzo e i 3 anni, è un altro di circa 6. Adesso i corpi si trovano tutti in un hangar dell'aeroporto dell'isola. Sopra ogni sacco è spillato un numero che aiuterà la scientifica ad identificarli. A bordo del barcone ci sarebbero state tra le 450 e le 500 persone, soprattutto eritrei e somali. Questo significa che al momento sarebbero oltre 200 i dispersi che alcune squadre speciali di sommozzatori dei vigili del fuoco arrivate da Roma hanno cercato per tutto il giorno. Sui fondali si trova ancora il barcone che 12 ore prima era partito dal porto libico di Misurata. Il punto del naufragio è stato individuato grazie ad una macchia di carburante. Quello stesso carburante che avrebbe alimentato il fuoco acceso dagli immigrati nel disperato tentativo di farsi notare dalle altre imbarcazioni di passaggio. A differenza di altri sbarchi, questa volta infatti nessuno aveva a bordo un telefono satellitare per poter lanciare l'allarme come sempre avviene in questi casi. Il peschereccio era arrivato a motore spento vicino alla costa e avendo imbarcato acqua erano emersi idrocarburi doli della sentina dell'imbarcazione. Una volta acceso il fuoco, le fiamme hanno avvolto in pochi minuti l'imbarcazione. A quel punto gli immigrati si sono lanciati in mare per sfuggire all'incendio mentre la barca si capovolgeva. La procura di Agrigento ha intanto aperto un'inchiesta e uno dei presunti scafisti è stato fermato dalla polizia. Adesso è accusato di favoreggiamento dell'immigrazione, naufragio, omicidio plurimo. Il tunisino di 35 anni era sbarcato a Lampedusa già l'11 aprile scorso ed era stato respinto. Per quell'occasione avrebbe confessato di essere stato costretto a fare lo scafista, ma avrebbe negato ogni addebito sullo sbarco di oggi, sostenendo di essere un passeggero e non un componente dell'equipaggio. Intanto una donna eritrea, inizialmente data per morta e distesa sulla banchina insieme agli altri cadaveri, è stata trasferita con un'altra compagna di viaggio, una donna incinta, all'ospedale civico di Palermo. Con loro anche una bambina siriana ricoverata in chirurgia plastica per una grave ustione alla gamba. In tutto finora sono 4 i feriti condotti d'urgenza in codice rosso all'ospedale civico da 2 diversi elicotteri, tutti giovanissimi, incluse le 2 donne tra i 20 e i 25 anni, di cui una in gravidanza al sesto mese. Le loro condizioni sono serie, ma la prognosi rimane riservata. Le donne accusano anche sintomi di disidratazione. La situazione è resa ulteriormente complicata da un principio di intossicazione dovuto al carburante misto ad acqua di mare che le donne avrebbero ingerito durante il naufragio. Una nota positiva, spiegano i sanitari, è l'alto livello di gestione dell'emergenza da parte degli operatori di Lampedusa che ha permesso un immediato ricovero dei feriti. E a Lampedusa, come dicevamo, si è recato immediatamente il vice premier Angelino Alfano. Intanto la notizia della tragedia di questo naufragio domina la cronaca della giornata non soltanto in Italia, riaccendendo un dibattito che coinvolge l'intera Europa. Su questa terribile notizia è intervenuto anche il Papa, mentre il Consiglio dei Ministri ha proclamato il lutto nazionale. Sentiamo Luigi Perollo. Vergogna, la scandisce 2 volte questa parola Papa Francesco quando da Lampedusa cominciano ad arrivare in un crescendo drammatico le notizie dell'ennesimo tragico naufragio di migranti. Viene in mente la parola vergogna, dice Papa Bergoglio, che proprio Lampedusa aveva scelto per la sua prima visita pastorale dall'inizio del suo mandato, nel mese di luglio. Preghiamo insieme Dio per chi ha perso la vita, uomini, donne, bambini, loro familiari, aggiunge il pontefice. Uniamo i nostri sforzi perché
affinché non si ripetano simili tragedie. Serve una decisa collaborazione di tutti. Il dramma di Lampedusa ha sconvolto il mondo, ma ha riacceso anche, come inevitabile che sia, un dibattito politico in cui da più parti si richiede che l'Europa si assuma il suo ruolo. Così il capo dello Stato napolitano, che parla di necessità assoluta di decisioni e azioni da parte della comunità internazionale e dell'Unione Europea. È indispensabile, dice il capo dello Stato, stroncare il traffico criminale di esseri umani in cooperazione con i paesi di provenienza. Servono presidi adeguati lungo le coste di partenza e non è accettabile che vengano negati a una istituzione valida creata dalla Commissione Europea, il Frontex, mezzi adeguati per intervenire. A Lampedusa si è recato immediatamente il ministro degli interni Alfano, che ha reso omaggio alle vittime. Oggi è il tempo della prontezza e dell'efficacia dei soccorsi, ha detto. Tutto sta funzionando, speriamo che l'Europa si renda conto che questo dramma non è solo italiano. Lampedusa è la frontiera dell'Europa e l'Europa deve proteggere questa frontiera. Alfano ha poi telefonato al presidente della Commissione Barroso e alla commissaria agli affari interni Cecile Malmström, chiedendole di dedicare una sessione all'emergenza immigrazione durante il vertice di Lussemburgo. Non è escluso che la Malmström raggiunga Lampedusa nei prossimi giorni, mentre il presidente del Parlamento europeo Schulz ha affidato ad un tweet il suo pensiero. Ancora una volta piangiamo le vittime di una tragedia umana devastante al largo di Lampedusa, scrive. Sono grato agli sforzi dei soccorritori. Sull'isola andrà presto anche il premier Letta, che oggi pomeriggio ha convocato il Consiglio dei Ministri, proclamando il lutto nazionale per la giornata di domani. E del resto già molti comuni, a cominciare da Lampedusa e Palermo, ma sino a Torino, avevano annunciato bandiera a mezz'asta, mentre i sindaci dell'Agrigentino invocano per Lampedusa il Nobel per la pace. Sono gli stessi sindaci che hanno messo a disposizione i cimiteri dei propri comuni, da Cattolica Eraclea a San Buca di Sicilia, per seppellire le vittime del naufragio. Già domattina arriveranno a Lampedusa 120 bare partite questa sera da Porto Empedocle. Purtroppo si teme non saranno le uniche. Intanto il ministro dell'Interno Angelino Alfano questa notte rimarrà sull'isola a Lampedusa, ma raggiungerà Roma domani nella tarda mattinata. Alle 13 è previsto che tenga una informativa in aula sulla tragedia di Lampedusa e la seduta sarà trasmessa in diretta dalla RAI. Intanto giungono anche le primi numeri su questi ultimi sbarchi delle ultime due settimane. Dal 18 settembre ad oggi via mare sono giunti in Italia 5.583 migranti, ma nella maggior parte si tratta di sbarchi sulle coste siciliane, in particolare a Lampedusa sono arrivati appunto in sole due settimane quasi 2.000 persone. Dopo gli ultimi 463 immigrati approdati nella notte a Lampedusa e gli altri 155 superstiti tratti in salvo nel naufragio di questa mattina, è scattato un piano di emergenza per svuotare in tempi rapidi il centro di prima accoglienza di Lampedusa. La struttura stamani, prima della tragedia, ospitava 1.140 profughi. Fino ad ora ne sono stati trasferiti 130, un primo gruppo di 80 con il traghetto di linea per Porto Empedocle, dove sono arrivati in serata, e un altro gruppo con un ponte aereo per Gorizia. Nel centro, tenendo conto degli ultimi naufraghi, si trovano al momento oltre 1.000 persone, dunque un'emergenza anche per coloro che ce l'hanno fatta e che sono riusciti a toccare terra. Adesso noi facciamo un'altra brevissima pausa e prima di occuparci di altro andiamo un attimo in pubblicità. Rescaf, azienda leader nel settore delle scaffalature metalliche, presente sul mercato fin dal 1967. Una tradizione di qualità e una costante attenzione ai nuovi bisogni di una clientela sempre più esigente sono la forza di questa grande realtà siciliana. Visitando il nostro sito www.rescaf.com troverete diverse promozioni nella sezione e-commerce. Rescaf è a Palermo, in Viale Regione Siciliana 2306. Per info www.rescaf.com. C'è un giorno nella tua vita in cui gli occhi di tutti sono puntati su di te e tu vuoi essere stupenda, bellissima. Agostino Neri, gli abiti da sposa che ti fanno sentire unica. Agostino Neri, gli abiti da sposa più belli ed esclusivi, preziosi e delicati. Agostino Neri è in via Roma 274 accanto al Teatro Biondo.
La Golden Cars è il punto di riferimento per Palermo e per tutta la Sicilia. Per tutti coloro che sono amanti delle belle auto. Cabrio, SUV, berline, Mercedes, BMW, Ferrari, Range Rover e tante altre. Ampio parco auto, con autovetture nuove e usate, delle migliori marche. Golden Cars, via Circonvallazione di Monreale, Palermo. Info line 091 668 8937. La burocrazia è un problema? A Palermo è un piacere affrontarla con l'Ufficio IN. Riabilitazioni civili, cancellazioni blacklist, certificati del Tribunale quali casellario generale. L'Ufficio IN si occupa inoltre di richiesta e ritiro sentenze civili, penali, certificati immobiliari e mobiliari. L'Ufficio IN è anche cartolibreria articoli da regalo. L'Ufficio IN a Palermo lo trovi in via Pagano 18 accanto al Tribunale e in via Morozzo della Rocca 12A accanto Università. Vialdi presenta il materasso Ergo Memory, progettato per garantirvi il massimo del comfort. Altezza 23 cm, uno strato di memory con 12 zone a portanza differenziata e due strati in tecnopolimeri per un supporto ortopedico. Fuori, un guscio in morbida ciniglia di puro cotone sfoderabile e lavabile. Un concentrato di tecnologia a soli 399 euro nella versione matrimoniale e 299 in quella singola. Vialdi. Innovazione. Tecnologia. Estetica. Benessere. I nostri quattro assi per garantirvi sempre un acquisto sicuro. Intime armonie. Abbigliamento intimo per uomo, donna e bambino. Per chi cerca dei capi di ottima qualità made in Italy. La Intime Armonie propone le migliori marche. Naioleari, Baci Rosa, Griffino, Nouvelle Donna, Griff, Combat, Nazionale Italiana e tante altre. Intime Armonie. Scopritevi i più belli. I vostri desideri non possono aspettare. Intime Armonie. Infoline 0883 55 93 74. Visita il sito www.intimearmonie.it. Adesso occupiamoci di lavoro. Sono tornati in piazza i lavoratori ex PIP, continuano a chiedere un confronto con il governo regionale. Sentiamo Gualtiero Sanfilippo. I lavoratori ex PIP continuano a chiedere garanzie per il loro futuro occupazionale e oggi si sono ritrovati davanti a Palazzo d'Orléans per chiedere un incontro con l'assessore al lavoro Esther Bonafede. Ieri ci ha ricevuto il capo di gabinetto, appunto in sostituzione del presidente Crocetta. Abbiamo detto noi chiaramente a chiare lettere che vogliamo capire la nostra posizione giuridica, cosa siamo, cosa faremo in futuro. Lui ci ha accolto, ci ha detto che ci farà parlare oggi con gli addetti ai lavori, che sono appunto, cosa mi ha detto lei, la dottoressa Bonafede e gli altri, per capire il nostro futuro, perché noi da dicembre in poi diciamo che già non siamo niente, perché percepiamo l'ASPI, siamo nel lavoro, ci dicono di fare 20 ore settimanali, ma vogliamo capire chi siamo. Molti di loro sarebbero stati chiamati a lavorare in alcuni uffici, senza però dar vita a una collaborazione lavorativa, perché sprovvisti di un documento indispensabile, l'assicurazione. Il signor Crocetta ci ha detto a noi, se non andiamo a lavorare entro il 15 settembre ci manda tutti a casa. Ora le persone vanno a lavorare tutti, i miei colleghi, arrivati sul posto di lavoro se ne vanno tutti a casa con la lettera di andare a lavorare, perché manca l'assicurazione, banca. Come io ho la richiesta della scuola di sei persone, siamo andati a scuola e quello dice come ci ha fatto entrare, cioè, potete andare via perché non c'è l'assicurazione. Questo è il foglio dell'assessorato alla famiglia che invita tutti gli assessorati di aprire la posizione INAIL a tutti i nostri dipendenti praticamente. E ancora non svolgono nulla, ancora non sappiamo i fogli firma a chi li dobbiamo dare, la malattia e i medici si rifiutano di prendere la responsabilità di un certificato in bianco e alcuni nostri colleghi hanno fatto giustamente il loro dottore il certificato online e l'INPS li ha rimandati tutti indietro. E c'è stata una nuova manifestazione di protesta anche per i collaboratori scolastici provenienti dal bacino degli LSU e in servizio nelle scuole di Palermo e provincia. Un sit-in si è tenuto questa mattina davanti alla prefettura di Via Cavour a Palermo. I manifestanti non percepiscono lo stipendio da 5 mesi e disagi si stanno registrando in numerose scuole della città.
C'è stata una sparatoria la notte scorsa a Catania all'ingresso del mercato ortofrutticolo di Contrada Jungetto tra due fratelli che operano nel mercato e un guardiano per la mancata esibizione di un beige. Nel diverbio è intervenuta una guardia giurata, Graziano Longominnola di 24 anni, che ha esploso un colpo di pistola ferendo in maniera grave uno dei due litiganti, ora ricoverato in fin di vita all'ospedale Vittorio Emanuele. La guardia giurata è stata fermata con l'accusa di tentato omicidio. Indagano i carabinieri di Fontanarossa. Il ferito è invece Giuseppe Giuffrida di 22 anni per una ferita alla testa. È ricoverato anche il fratello Agatino di 35 anni, anche lui coinvolto nella lite. Ancora un attentato incendiario a Palermo, questa volta ad essere preso di mira è un negozio di tessuti in pieno centro. Le indagini sono in corso, sentiamo il servizio. Che si tratti di incendio doloso non ci sono dubbi, dal momento che ignoti hanno invaso il locale al civico 6 di via Nicolò Garzilli con liquido infiammabile attraverso un tubo di plastica di circa 3 metri inserito in una fessura sotto la vetrata che dà sul marciapiede. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 3 della scorsa notte. Ad essere preso di mira all'esercizio commerciale Casa Marbrisa, specializzato nella vendita di tessuti per l'arredamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Secondo i rilievi effettuati dai militari dell'arma, i malviventi avrebbero inserito con cura il lungo tubo di plastica, versato al suo interno il liquido infiammabile, quindi avrebbero appiccato il fuoco. I danni, secondo una prima stima, monterebbero a circa 60.000 euro. Anche se al momento, come prassi, non viene esclusa alcuna pista investigativa, l'ipotesi più accreditata è quella che porta al racket delle estorsioni. I titolari del negozio questa mattina sono stati ascoltati dagli investigatori, che adesso cercheranno anche di capire se alcune telecamere poste a tutela di altri esercizi commerciali della zona possono aver ripreso qualche elemento utile alle indagini. Una bambina romena di 2 anni è stata aggredita da un cane randagio nelle campagne di Gela mentre giocava a poca distanza dalla casa in cui abita con i genitori. L'animale l'ha ferita gravemente ad una gamba e ha tentato di azzannare anche la madre, che era intervenuta per difendere la figlioletta. I medici del pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela hanno dovuto applicare 40 punti di sutura per ricucire le ferite della bambina. La prognosi per lei è di 10 giorni. 2 pregiudicati sono stati arrestati dai carabinieri di Bagheria perché sorpresi a rubare pali dell'illuminazione in un campetto di calcio dismesso. In manette sono finiti Giovanni Marino di 34 anni e Michele Loriano di 46. I 2 sono stati sorpresi nell'impianto di calcio privato in via Andronico. La refurtiva è stata recuperata. E per questa sera è tutto. Dopo la pubblicità, come sempre, le previsioni del tempo. Io vi ricordo la notizia con cui abbiamo aperto questa edizione del nostro giornale: il tragico naufragio di migranti a Lampedusa. Attualmente il bilancio, purtroppo provvisorio, è di 103 corpi recuperati, ma i sommozzatori sono al lavoro perché sotto il relitto del barcone colato a picco dopo essere andato a fuoco sono stati individuati almeno un altro centinaio di cadaveri. Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci. È meglio l'uovo oggi o la gallina domani? Da oltre 50 anni produciamo uova fresche di giornata e ortaggi coltivati in maniera naturale. Casa dell'Uovo, vendita al dettaglio, via Partenna Mondello 39 I, Palermo. Info 091 5306 32. La burocrazia è un problema? A Palermo è un piacere affrontarla con l'Ufficio IN. Riabilitazioni civili, cancellazioni blacklist, certificati del Tribunale quali casellario generale. L'Ufficio IN si occupa inoltre di richiesta e ritiro sentenze civili, penali, certificati immobiliari e mobiliari. L'Ufficio IN è anche cartolibreria articoli da regalo. L'Ufficio IN a Palermo lo trovi in via Pagano 18 accanto al Tribunale e in via Morozzo della Rocca 12A accanto Università. Domani sulla Sicilia ancora condizioni meteo variabili che anticiperanno una perturbazione in arrivo nel fine settimana.
Le temperature sono previste in rialzo soprattutto sulle zone occidentali con punte vicine ai 30 gradi nel Trapanese. Venti in rinforzo da sud-sud-est, residui rinforzi da nord sullo Ionio, mari fino a mossi, molto mossi, mare e canale di Sicilia.